Buongiorno raga, oggi mi trovo al lago di Ledro. Il lago di Ledro si trova in provincia di Trento a 660 metri di altitudine. È un lago che si è formato durante la glaciazione, è molto bello ed oggi andrò a fare un'escursione nella quale girerò proprio attorno a tutto il perimetro del lago, nella montagna circostante, e l'itinerario sarà parecchio lungo, all'incirca più o meno sui 19 km, e il dislivello che andrò a raggiungere oggi sarà di 1000 metri circa tra tutti i saliscendi. Perciò rega, gambe spalla e nemo far fatica. Purtroppo, raga, la giornata non è delle migliori perché c'è nuvolo, non c'è limpido, c'è umido, parecchio umido. Io me la tento lo stesso, provo a fare sto giro qua, male che vada o torno indietro o mi prenderò la pioggia. Chi vivrà, vedrà. Comunque adesso qua siamo arrivati al primo bivio. Il nostro trekking oggi parte da qua. Noi dobbiamo seguire l'Edro Track Law e quindi per questa traccia. Anche qua le salite, raga, non scherzano. Comunque qua sono arrivato ad un segnavia. Eccoli qua. Vediamo un po' adesso dove dobbiamo andare. Thank you.
Raga, sono arrivato a mezzo lago. Adesso scendo giù da questa strada asfaltata qua e poi devo riprendere la traccia sulla mia sinistra per entrare nel bosco e proseguire verso Mulina di Ledro. Raga, qua c'è un altro segnavia. Vediamo un po'. Ledro Track Law. Adesso raga, sono rientrato nel bosco e la direzione da seguire è sempre Ledro Track Law e la nostra destinazione per il momento sarà Mulina di Ledro. Raga, come tutti i sentieri che si affacciano su di un lago, le salite sono irte, anzi a dire che sono irte salite è ancora poco. Sono reduce dalla cima del Pizzoccolo che ci sono andato un paio di giorni fa, quindi ho ancora i polpacetti che tirano. Enjoy the silence. Raga, aggiornamento. Siccome qua nel bosco mi sono perso e a farmi compagnia c'erano un paio di caprioli che mi gironzolavano attorno, non sapendo dove andare, decido di tornare giù a mezzo lago e poi decido, seduta stante in estemporanea, se continuare il giro da lì oppure tornarmene alla macchina. Mi sa che tra qualche oretta inizierà anche a piovere come da previsione e magari mi studio meglio il giro a casa e torno un'altra volta. Mi toccherà tornare sicuramente per finire tutto il giro. Peccato perché ero arrivato a metà. Qua sono a metà perché poi dovevo fare il giro del promontorio qua e poi scendere a Mulina di Ledro e poi tornare indietro dall'altro versante. Raga, sono arrivato a mezzo lago, adesso vedo se riesco a trovare un sentiero che mi porta sul lungo lago, giusto per non camminare in strada in mezzo alle macchine. Rischio che mi stirano i pantaloni, sono già a posto quelli, e poi quando arriverò alla macchina magari tireremo le somme del giretto andato male di oggi, ma che comunque ha dato anche la sua piccola soddisfazione. Ho toccato un buon dislivello. Ci vediamo dopo. Raga, sono praticamente arrivato alla macchina. Nonostante mi sono perso, nonostante ho deciso di rinunciare, perché
quando si fa trekking da soli bisogna avere anche la capacità di saper rinunciare quando serve. La nota positiva era che avevo due caprioli che mi facevano compagnia, che saltellavano lì attorno a me, ma nonostante ciò la scelta migliore che potessi fare era quella di abbandonare. E comunque il giretto di oggi mi ha fatto fruttare un buon 500 metri di dislivello in 4 ore su un percorso di 10 km, quindi non è che non ho fatto proprio niente. Ho fatto il mio bel giretto, è che sono allenato e quindi lo sento relativamente. I sentieri che partono direttamente qua dal lago sono belli ripidi, ripidissimi, mi ricordavano proprio i sentieri che ho fatto quando sono andato un paio di giorni fa al Pizzoccolo. Vacca boia si tirava quella cima lì, tirava da matti, e anche questi. Però nonostante questa nota, che non è negativa, anzi aumenta la difficoltà tecnica, io è un giretto, quello che ho fatto oggi, che consiglio a tutti. Adesso raga, vi chiedo di fare le solite cose noiose, le solite tre cosette noiose: un bel mi piace sotto il video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche. E considerando che oggi ho finito di camminare anche di buon'ora, mi sa che vado a pranzare al ristorante. Ci vediamo alla prossima, ciao!